TG10.it, bentornati ad una nuova edizione. Vi diamo lettura delle notizie di oggi. Il consigliere di Forza Italia, Salvatore Scerra, è intervenuto sul metodo da utilizzare per la scelta dei revisori dei conti. Mi fa piacere notare che il sindaco abbia capito la proposta di Forza Italia, sposandola, dice Scerra. Mi spiace solo che arrivi in ritardo. Mi chiedo però come mai questo orientamento non sia stato utilizzato anche per la scelta dell'organismo revisore della SRL. Scerra avanza anche un'altra proposta. Mi auguro che la stessa scelta venga adottata per le commissioni consigliari, evitando inciuci, trasversalismi e si garantiscano le minoranze. Anzi, proprio per evitare sospetti, proporrò in consiglio comunale la rotazione della presidenza delle commissioni ogni anno. Un triplice indirizzo politico è quello che l'amministrazione comunale auspica che la regione imprima per il caso Gela. È l'appello lanciato dal sindaco messinese nel corso di un vertice convocato alla presidenza della regione dal prefetto di Caltanissetta. Una posizione chiara sulle autorizzazioni alle bonifiche ferma alla Regione e al Ministero, dove l'amministrazione proprio pochi giorni fa ha avviato una reale risoluzione dei procedimenti, la cassa integrazione fino al riassorbimento dell'indotto e il ruolo strategico di Gela in una hub energetica e logistica nel Mediterraneo. Le proposte del primo cittadino messinese e del vice sindaco siciliano sono state salutate con favore da tutti gli attori presenti al tavolo. Per gli ammortizzatori sociali reclamati anche dal prefetto e dai sindacati, la Regione ha fatto propria l'esigenza di garantire gli esuberi rispetto al riassorbimento programmato dall'anticipazione dei cantieri ENI e da quelli che verranno attivati utilizzando i 32 milioni di euro delle compensazioni. Per il governo regionale erano presenti il presidente della Regione, Rosario Crocetta, ed il vicepresidente Mariella Lobello. Crocetta ha preannunciato per Gela, ma anche per Termini Imerese, una politica di opere pubbliche contando su progetti esecutivi su indicazione dei comuni. Entro martedì, ha dichiarato il governatore, potrei consegnare già alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le opere cantierabili nel giro di un anno, da finanziare nell'ambito del Patto per la Sicilia. Si terrà il 14 novembre presso la Camera di Commercio di Ragusa e il 15 novembre presso il Palazzo Grimaldi di Modica la prima edizione di I Weekend del Buon Governo 2015. Una due giorni di formazione e confronto rivolta ai giovani amministratori del sud-est della Sicilia e a tutti i giovani impegnati nella società civile. Organizzata dall'associazione Upolis Sicilia, Renovatio Gela, insieme all'ANCI Giovane Sicilia e con il supporto di diversi enti ed associazioni, tra cui numerose associazioni di Militello, Caltagirone, Noto, Ispica, Palazzolo e Chiaramonte, sarà curata da autorevoli docenti universitari che si occuperanno di importanti tematiche politico-amministrative. L'evento rappresenta l'inizio del lavoro di un laboratorio politico-amministrativo che si pone di rafforzare ed integrare i rapporti tra le città del sud-est dell'isola. Il Weekend del Buon Governo è un evento itinerante che avrà una tappa anche a Gela, voluta fortemente dall'associazione Renovazio. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che per gli approfondimenti, le interviste, i servizi e tutte le novità di oggi, l'appuntamento è rinviato alle 14 per la prima edizione del TG10. Oppure potrete consultare il nostro portale all'indirizzo www.tg10.it. Grazie per l'attenzione, alle prossime edizioni.